Quando qualche giorno fa è uscita la trimestrale di Top Chef, per curiosità sono andato a darle un'occhiata, ho guardato il bilancio e mi sono detto: poveri azionisti di Top Chef, in questo momento staranno invidiando gli obbligazionisti di Evergrande. Ma in realtà poi il prezzo non è calato in borsa come mi aspettavo. E allora, per curiosità, sono andato a vedere su Investing nella chat cosa dicevano a proposito di Top Chef. E regnava lì un'aria di inaspettato entusiasmo e eccitazione. Ragazzi, non è andata così male, grande, più 40% di fatturato, se oggi è rossa si raddoppia e così via. Quindi sono rimasto un po' spaesato, mi sono detto, abbiamo guardato la stessa trimestrale. Quindi in questo video voglio capire insieme a voi se Tattoo Chef è un affare incredibile o è un'azienda da scartare. Ciao, io sono Davide e se ti piace la finanza personale, gli investimenti e il value investing e ancora non ti sei iscritto a questo canale, è giunto il momento di farlo attivando la campanella se non vuoi perderti due nuovi video ogni settimana che parlano di questi argomenti. Faccio un grande disclaimer prima di iniziare: io non sono un consulente finanziario, vado a condividere semplicemente quelle che sono le mie opinioni su questa azienda basandomi sui numeri che vedo. E quindi non prendetela in alcun modo come un consiglio finanziario. Andiamo a vedere un po' di numeri, perché poi alla fine possiamo fare tutta la filosofia che ci pare, però sono i numeri che ci dicono la realtà. E lo so che magari qualcuno vi ha detto che non sono solo i numeri che contano, bisogna vedere l'analisi qualitativa, la mission dell'azienda, i valori, dove vuole andare, gli obiettivi e così via. Però è anche vero che ci sono 3-4 numeri nel bilancio che non mentono e ci fanno capire il reale stato di un'azienda. Quindi, se questi qua vanno male, possiamo scordarci anche la filosofia, la mission e la vision dell'azienda. Tra i principali numeri che dobbiamo guardare, sicuramente c'è il gross margin, che è dato dalle vendite dell'azienda, le revenue, meno i COGS, ossia i costi per la realizzazione dei beni, dei prodotti e dei servizi che l'azienda offre. E quelli di Tattoo Chef per l'ultimo trimestre che è appena uscito fanno schifo. Non trovo altri termini per definire un 10% di gross margin, che rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso del 2020 non è cambiato niente, anzi addirittura peggiorato. E l'azienda dice che si aspetta per il 2021 un gross margin totale tra il 12 e il 14%. 10% fa schifo perché sapete qual è la media del settore? 27%. E la cosa strana è che quando un'azienda entra sempre in più punti vendita, quindi aumenta la sua produzione, questo generalmente è positivo per i gross margin perché i costi si ottimizzano e vanno a generarsi delle economie di scala. Ma nel caso di Tattoo Chef questo non avviene, non solo il gross margin non aumenta, ma addirittura diminuisce perché nell'anno scorso era circa nel 2020 del 16%, quest'anno si aspettano un gross margin tra il 12 e il 14. E il management come si è giustificato su questa diminuzione del gross profit? Apro parentesi, io non crederei una parola di un management che nel giorno degli earnings ti dà buca. Comunque, la loro giustificazione è stata ovviamente nel shortage delle materie prime, l'aumento del costo delle materie prime, della logistica, del packaging e così via. Ma quando c'è un aumento dei costi, le aziende che hanno un brand forte, come sostengono quelli di Tattoo Chef, perché loro dicono di avere un brand forte, aumentano i prezzi. Coca-Cola, quando c'è un aumento dei costi, va ad aumentare i suoi prezzi. Procter & Gamble fa la stessa cosa con i suoi prodotti, i suoi brand. Johnson & Johnson uguale. Unilever, identica cosa, aumenta i prezzi. Tattoo Chef probabilmente non può far questo perché non ha un brand forte, non si può permettere di aumentare i prezzi, non ha una base fedele di clienti che acquisterebbe i suoi prodotti anche a 10, 20, 30 centesimi in più. E il fatto che vende soprattutto da Walmart, da Costco, che alla fine sono dei discount, è un po' la riprova di questa cosa. È una novità, il trend di riferimento del momento che costa poco, quindi la vado a provare.
Poi c'è anche da dire che per entrare in nuovi punti vendita oggi nella GDO basta pagare i cosiddetti listing fee o contributi di referenziamento. In pratica vai ad affittare lo spazio sullo scaffale della GDO del rivenditore. Se continui a pagare per avere il tuo spazio a scaffale e i margini rimangono bassi, puoi andare avanti così fin quando poi non porti i libri in tribunale. Anche perché questo problema dell'aumento dei costi ha colpito tutta l'industria alimentare, anche i suoi concorrenti. Quindi cosa ha fatto ad esempio Tyson Foods, che è un suo concorrente? Semplicemente ha aumentato i prezzi. Il gross margin nel trimestre di riferimento del 2020 era del 14%, quest'anno nello stesso trimestre è stato del 19%, quasi il doppio rispetto a quello di Tattoo Chef. E avevano gli stessi problemi: il carburante che costa di più, il costo del lavoro che costa di più, i problemi nell'approvvigionamento, il Covid e così via. La differenza è che Tyson Food si è permessa di poter fare questo perché dei brand forti, dei brand che nella loro categoria sono o il numero uno o male che vada il numero due. Il problema è che per starci dentro con un margine così risicato, l'azienda è costretta per forza a vendere spazzatura. Io non ci posso credere che sono prodotti di alta qualità con un margine del 10%. E la cosa è che questo alimenta un circolo vizioso perché più abbassi la qualità, più i clienti se ne accorgono, più sono disposti a pagare di meno i tuoi prodotti, più sarai costretto ad abbassare i prezzi e così il margine diventa sempre più piccolo, la qualità diventa sempre più scadente e così via fin quando poi non chiudi. Andiamo a vedere adesso l'operating profit o nel caso di Tattoo Chef, loss, perché è in perdita, quindi dal gross profit andiamo a togliere tutte le spese relative a ricerca e sviluppo, marketing, vendita, spese amministrative e così via, e otteniamo questo operating loss. E il problema per Tattoo Chef è che è peggiorato di parecchio rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. Se poi andiamo a considerare il dato dall'inizio dell'anno ad adesso, la perdita è passata da 4,7 milioni del 2020 dello stesso periodo ai 23 milioni di adesso. Tutti i manager di Tattoo Chef hanno giustificato questo terribile risultato con principalmente l'aumento di costi relativi al marketing e alla pubblicità. Del resto sono soldi ben spesi, visto che fanno queste pubblicità bellissime che vi fanno venire l'acquolina alla bocca, no? Guardate qua. Cioè, questa pubblicità non ha senso, non comunica niente al consumatore, non comunica una differenziazione del prodotto, del metodo di lavorazione, niente. Mi dispiace per i manager di Tattoo Chef, non hanno costruito un brand perché costruire un brand forte richiede tempo. Amazon, Apple, Facebook, Tesla ci hanno messo degli anni per costruire il loro brand, non è che lo puoi costruire in un paio d'anni. Per quanto riguarda il bilancio, almeno il debito e le passività sono sotto controllo, però abbiamo una liquidità accumulata di 130 milioni, che per un'azienda che nell'anno scorso ha fatturato nemmeno 150 milioni, sono tanti soldi, soprattutto se consideriamo che è un'azienda growth, quindi questo vuol dire non ho la più pallida idea di come investire i miei soldi per crescere. E questo è un bel problema per un'azienda le cui valutazioni si basano sulla crescita. Il cash flow è un disastro perché il cash flow operativo è negativo da sempre. Questo vuol dire che più vendono, più perdono soldi. Cioè, paradossalmente, se chiudessero l'azienda per qualche giorno ci guadagnerebbero. Free cash flow ovviamente negativo, quindi vuol dire niente rimane per gli azionisti. E il problema è che se questi non iniziano quanto prima a guadagnare qualcosa, saranno costretti a indebitarsi per rimanere in piedi, ad emettere nuove azioni, quindi diluire gli azionisti e di conseguenza ridurre il valore delle azioni degli azionisti. Quindi, secondo me, guardando questi numeri, non vale la pena questo investimento in Tattoo Chef. Secondo me c'è il grosso rischio di perderci dei soldi.
anche perché un'azienda con una capitalizzazione di 1 miliardo e 4, che nel 2020 non ha fatturato nemmeno 150 milioni di dollari, c'è una valutazione bella alta se la consideriamo al settore di riferimento. Questa è un'azienda che produce cibari alla fine. Ma nonostante questa trimestrale drammatica, comunque dopo un paio di giorni ha fatto un più 15% Tattoo Chef, perché i manager di Tattoo Chef, gli va dato almeno questo, saprebbero vendere anche del ghiaccio agli eschimesi. Hanno fatto una conference call dopo 2 giorni dove sembravano tipo quelli di Herbalife, del network marketing, non so se avete presente, tutti gasati, faremo questo, lanceremo quel prodotto, i nostri prodotti sono migliori, abbiamo un piano di marketing incredibile, e ovviamente ci hanno creduto tutti. Poi a questo aggiungiamoci anche qualche guru di YouTube che dice che la nuova Tesla è Tattoo Chef. E allora otteniamo che un'azienda di surgelati da discount ha le stesse valutazioni di un'azienda tech growth. Quindi, morale della favola, non sarò io a dirvi se investire o no in Tattoo Chef, ovviamente, però semplicemente vi dico: guardate i numeri e non guardate solo il futuro, non guardate solo il fatto che il plant-based food sarà il futuro, che devono lanciare questo prodotto, le barrette e così via. La domanda è: ok, oggi cosa stanno facendo? Quanto guadagnano oggi? Perché non si può investire in un'azienda solo perché il fatturato cresce e non si sa quando, come e perché farà dei profitti un giorno magicamente. Perché sono certo che voi non comprereste mai una quota di un bar che è in perdita costante e che per ogni euro che vende ne perde due, solo perché il barista che vi sta vendendo la quota vi dice: vedrai che lanceremo il buffet all you can eat, metteremo delle belle fighe a servire ai tavoli, oppure perché c'ho mio cugino che fa l'influencer su TikTok e ci darà una mano. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di Tattoo Chef, scrivete nei commenti, un bel like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e ci vediamo alla prossima. Ciao da Davide!